Si celebrano le assunzioni pubbliche. Siamo arrivati a questo. Pensateci, stiamo celebrando un'assunzione pubblica, qualcosa che fino a 20 anni fa era la norma, il pubblico impiego. Ecco, io sono veramente contento che noi stiamo ripartendo con le assunzioni pubbliche. È qualcosa che era stato dimenticato per 20 anni. I nostri giovani molto spesso vanno fuori a lavorare, si laureano nelle nostre migliori università e poi ci ritroviamo appunto all'estero nelle nostre capitali europee. C'è un ritorno del pubblico impiego, l'INPS, questa è la più grande assunzione fatta negli ultimi 30 anni, probabilmente 3.507 unità assunte al 1° luglio, con un concorso certamente partito in precedenza e portato con interventi recenti a triplicare le risorse. Ci sono altre circa 2.000 unità che arriveranno in funzione della sostituzione pensionistica quota 100 e altre forme di pensionamento che partiranno da novembre in poi e che risponderanno anche alle esigenze rappresentate dal Presidente del Comitato. Certamente il punto è che si sollevano delle sedi, non solo i sindacati, ma lo sollevano tutti i dirigenti, i direttori, è che negli anni l'Istituto ha accumulato un ritardo generazionale forte, perché la nostra aspettativa di vita, la nostra età media è aumentata, abbiamo dipendenti in età avanzata che ancora lavorano e non c'è un ricambio, anzi possiamo dire che non c'era un ricambio, perché adesso c'è il ricambio. Abbiamo avuto la più grande assunzione, ne avremo ancora un'altra, raggiungeremo tra quest'anno e il prossimo anno 6.000 unità in più, vuol dire il 20-25% della forza lavoro dell'INPS. E quindi questa è veramente una buona, una bella notizia. Ma perché vogliamo assumere persone in un istituto pubblico? Innanzitutto perché l'istituto pubblico appunto è sotto organico, ma poi perché l'importanza di questo istituto nella società, nella intermediazione dei bisogni sociali è fondamentale, soprattutto in periodo di crisi. Vedete, al contrario che rispetto all'economia privata, al settore privato, l'importanza di un settore pubblico come l'INPS, quindi che faccia funzione sociale, diventa tanto più importante e strategico quando l'economia va male. Vedete, il lavoro dell'INPS è aumentato negli ultimi anni. Perché? È aumentato perché le cose sono andate male nella società e quindi quando le cose vanno male l'ammortizzatore sociale aumenta. Ecco, questa è stata la risposta che abbiamo dovuto dare e che voi, i nostri dipendenti, hanno saputo dare in modo egregio, in modo efficiente, con molte pressioni, ma hanno saputo dare nella società. E oggi riusciamo ad essere credibili, a intestarci dei provvedimenti, ma anche a ripartire con un numero di unità in più. È per questo che vogliamo essere presenti sul territorio. INPS per tutti, quello del protocollo a cui accennava Gianni poco fa, è essenzialmente questo, vuole riaffermare la presenza sul territorio dell'istituto. Stamattina in Valle d'Aosta, ma anche prima con il dottor Baldino, ho riaffermato un principio che dovrà un po' essere la guida del mio mandato, la guida dell'istituto nei prossimi anni. L'istituto non solo non arretra dal territorio, ma l'istituto deve avanzare, deve aumentare la sua presenza. Vedete, negli ultimi anni, anche a causa di un contesto socio-economico non favorevole, in base a delle legittime scelte politiche fatte, giustamente perché il contesto era quello che era, l'istituto ha partecipato con sacrificio a un processo di austerità, arretramenti, risparmi, ma risparmi che non volevano dire accumulazione di risparmi per fare investimenti nell'istituto stesso, risparmi che volevano dire sostanzialmente partecipare ai tagli che poi andavano a colpire esattamente l'utenza. Noi non vogliamo chiudere le sedi, non vogliamo chiudere le agenzie, non vogliamo più arretrare dal territorio, dobbiamo avanzare dal territorio, perché la domanda di bisogno è forte nella società e l'istituto è un baluardo sociale importantissimo che fa la differenza. Ecco, l'INPS per tutti vuole fare anche di più, vuole trasformarsi soprattutto in alcune città, in quelle città più vulnerabili, anzi in quelle città in cui esiste un bisogno più forte, mi riferisco a Roma, a Napoli, a Milano, a Torino e a Bologna. In queste 5 città abbiamo siglato oggi, anche con Chiara Appendino appunto, abbiamo siglato degli accordi attraverso i quali l'istituto insieme ai servizi sociali dei comuni si mettono in rete per andare a intercettare dei bisogni e a offrire delle prestazioni. Molto spesso questi bisogni sono i bisogni di
cittadini senza fissa dimora, quindi che non hanno nemmeno un indirizzo nel quale registrare una propria presenza. Attraverso la sinergia tra il comune che registra questi cittadini in liste di residenza fittizia e attraverso l'operazione dell'istituto e quindi dei funzionari dell'istituto che insieme agli assistenti sociali vanno sul territorio, ovviamente ognuno secondo le proprie competenze e le proprie professioni. L'operatore dell'istituto fa sostanzialmente lo screening dei bisogni, riceve l'individuo, fa lo screening dei bisogni, fa il PIN, riceve la domanda e dà la prestazione. Quale tipo di prestazione? Oggi ci sono tante prestazioni di sostegno al reddito, dal bonus bebè fino all'assegno sociale. Anche queste forme di assegno molto spesso non sono esigibili, non sono immediatamente riscontrabili, perché gli individui di cui parliamo molto spesso hanno una cosiddetta barriera architettonica burocratica, non sanno nemmeno che cosa sia un ISEE o un CAF, quindi non fanno mai nessuna domanda e non esigono i loro diritti, ma le risorse ci sono, lo Stato e la Repubblica li ha messi a disposizione. Noi come istituzione, quindi l'istituto insieme ai comuni laddove è presente, scende tra la gente, va nel territorio, fa lo screening di queste persone e elargisce le prestazioni previste dalla legge.